Buongiorno, momento. Sono le 6:30, ho già rimandato la sveglia una volta, quindi è ora di alzarsi, lavarsi, far colazione, smontare la tenda. Stanotte ha piovuto di nuovo, quindi avrò di nuovo la tenda tutta bagnata da ritirare. Però oggi dovrebbe almeno esserci il sole, spero che così almeno la tiro fuori e la faccio asciugare. Ma è quello che speravo anche ieri e non sono riuscito a farlo visto che c'è stato sempre il nuvolo. Va bene, Giappino, basta parole, datti da fare. È ancora un po' buio, sono quasi le 7, ho già tirato fuori tutte le borse che sono lì e devo dirvi che sono contento perché nonostante la pioggia la tenda si è già asciugata perché c'è un leggero venticello fresco, infatti ci saranno 8-9 gradi, ma la tenda si è asciugata, quindi posso ritirarla tranquillamente e una volta ritirata mi faccio la colazione perché ho deciso di ritirare tutto prima, farmi la colazione e poi partire di botto. Buongiorno mondo, ho finalmente caricato la bici, ho fatto colazione, mi sono lavato i denti, ho fatto tutto quel che dovevo fare con i miei tempi, molto lentamente, sono le 8:30 quasi, ma sono in viaggio e non c'è bisogno di correre, non bisogna partire per fare nessuna gara, nessun premio e quindi Giappino, take your time e buongiorno a tutti. Ragazzi, guardate che il distributore automatico strafigo di cose fresche, frutta, verdura, uova, guardate un po', non costano neanche tanto, le carote, c'è l'uva, le albicocche, addirittura una mezza anguria, pomodori, insomma un sacco di frutta, peccato che prenda solo carta o moneta e non le carte di credito perché io non ho franchi perché tra 20 km entro in Germania e quindi niente, non posso prendermi un po' di frutta anche se adesso ci sarebbe stata bene, proprio ho proprio bisogno di frutta quando vado in giro a pedalare, ne prendo sempre e oggi va così, non me la prendo, piango. La segnaletica delle ciclabili è sempre perfetta, puntuale e anche senza GPS o senza cartine raramente rischi di sbagliare strada. Io devo andare a Koblenz, si chiama così, sono 12 km ed è proprio sul confine con la Germania e poi entrerò in Germania. Spero mi sentiate perché c'è un po' di traffico, ma questo è il fiume Reno, di là c'è la Germania, questa è Svizzera e lì c'è il confine di Stato. Ho attraversato tutta la Svizzera da sud a nord, adesso magari mi faccio prima un giro a Koblenz che è subito qua dietro e poi attraverseremo questo nuovo confine e manca ancora un giorno all'incontro con Muriel. Da qua sono tutte salite mortali, credo. Ma perché ho scelto questa vita? La strada che avevo pianificato era chiusa per lavori in corso, sto facendo delle deviazioni e non capisco bene dove devo rientrare, ma mi hanno consigliato di prendere questa strada che dovrebbe ricollegarmi alla mia. Però guardate che discesa che c'è con tutte le borse, ho paura di andare lungo, quindi sto
frenando mi fermo, perché se sul riscaldo i freni qua al 18% in discesa è finita, è veramente finita. Vado pianino, ci provo, spero di non ammazzarmi, vi farò sapere se non sentite più niente, è andata a finire male. Ciao ragazzi! Io ho rincrociato la traccia che stavo facendo io, ma adesso ho cambiato io volontariamente. Sto provando un'altra strada che dovrebbe farmi fare 3-4 km in più, stesso dislivello ma con le pendenze un po' più permissive. Dovrebbe arrivare fino all'8%, invece quella che avevo pianificato c'erano due punti al 15%. E boh, proviamo questa qua, più chilometri e meno fatiche degli strappi. Quindi vi faccio sapere se ho scelto bene o no. Guarda che macchinoni che ci sono in Svizzera. Anche per oggi direi che può bastare, ho fatto 65 km, non tantissimi, me ne mancano 49 al punto di incontro con mio fratello. Ho trovato un'altra pineta, questa volta piantumata e non selvatica come quella di ieri. Spero che non mi cadano alberi in testa questa notte, c'è il cielo un po' brutto, nero, e spero che non piova anche questa notte. Farò come ieri un po' di pulizia qua per terra e pianterò la tenda. Sono non vicinissimo alla strada, che è laggiù da qualche parte, e io sono arrivato da quella strada là, quindi un po' distante, e niente, è ora di prepararsi, mangiare, riposarsi, lavarsi, e domani si affrontano ancora un sacco di salite per tutti quei 49 km. Hai voluto la bicicletta? Pedala Giacomino, pedala!